poesia, chi la sussurra muovendo le labbra, chi la recita addirittura a memoria vicino alla tomba, è in raccoglimento. Questo perché per i persiani la letteratura ha sempre rappresentato un fattore di identità fortissimo. Immaginatevi se da noi ci fossero anche dei file di persone che vanno a visitare la tomba di Dante. Credo che la maggior parte degli italiani non sappia neanche dov'è. A parte noi dei persiani ci hanno chiesto, certo, ci hanno chiesto se andiamo anche noi a Ferrara a recitare il Dante. Quando a Venna. A Ravenna. Sì. Infatti c'è, andate anche voi a Ravenna, la tomba di Dante, a recitare le commedia. Quando gli arabi si impossessarono dei territori iraniani nel 650 a.C., guarda che ci misero circa 300 anni prima di riuscire a conquistarli tutti, l'elemento che consentì ai persiani di mantenere la loro lingua e la loro identità fu proprio l'affetto che portano e la conoscenza che hanno dei loro poeti, dei loro scrittori. Una cosa incredibile che fanno e che noi non faremo mai, credo, hanno persino un format televisivo, è un gioco che fanno anche tra di loro, dove il primo giocatore recita una strofa di una poesia, il giocatore successivo deve prendere l'ultima parola, l'ultima sigla, non mi ricordo bene di quella descrizione, ricominciare con una seconda strofa di un'altra poesia, di un altro poeta, e avanti così a eliminazione finché il più bravo, quello che ne sa di più, resiste. Ed è un format televisivo dove il gioco a premi è famoso e apprezzatissimo dai persiani, paragonato ai nostri. Nella notte di Alda poi ha recitato una poesia di Alda. Esatto. Vi presentiamo gli strumenti musicali persiani. Questo è soltanto. Io non sono stata proprio sinistra. Sì. Patrimonio UNESCO. Che è la grande quella più grande. Di mattoni. Mattoni. Di un periodo mongolo.
aperto la valigia del mono e adesso subito vi facciamo vedere un cantante cristiano. Allora, il motivo per far vedere questo un po' ruolo della donna in Iran, perché alcuni ancora sbagliano, pensano che le donne in Iran non hanno permesso di parlare con gli altri, devono chiedere il permesso dal marito, eccetera. Questo video vorrei dire che c'è una cantante che mi sa che canta una cosa, se non mi sbaglio, che è venuta in Italia, ha cantato in italiano e in Sanremo. Prima di rivoluzione, tutte le donne iraniane guidavano, lavoravano, hanno veramente, cioè, anche di più degli uomini, hanno poste speciali nella sua società. Quindi un attimo vediamo questo. Una donna solista è vietata dalla religione, ci sono dei cantanti che sono ammessi e altri che sono vietati, cioè, quindi c'è un doppio marchio, c'è quella musica ammessa perché conforme alle regole del governo e soprattutto dei leader religiosi, e poi c'è la musica invece che ascoltano i ragazzi giovani scaricati dai vari portali internet e così via. È una singola donna non può presentarsi come cantante perché ha messo solo per le donne al coro. Sì, è vero, questo è adesso. E dopo la rivoluzione purtroppo adesso è così, stanno dicendo. Però la donna iraniana comunque non è che come, cioè, perché tante volte mi hanno chiesto, ma le donne iraniane possono parlare o fare la foto con gli altri senza il permesso del marito? Ho detto certo che possono. Sì, adesso dopo la rivoluzione stavo dicendo che noi siamo, perché prima del 1979 noi potevamo girare come volevamo, diciamo, in periodo monarchia. Dopo la rivoluzione siamo obbligati a mettere il velo, però a volte anche i giovani in Iran adesso prendono in giro il governo, perché se vedete ce l'è quello, giovani adesso in Iran come si vestono? La moda dei giovani in Iran. Vedete che tutti i capelli sono fuori, che è vietato, però in qualche modo girano in questo modo. Mi sa che ho guardato anche questa, la foto della donna che rimane della rivoluzione. Magari aggiungo anche un due quello che mi viene in mente sulla questione della donna.
quando sono andata, ho deciso per la prima volta di andare in Iran 3 anni fa, ho avuto amici che mi hanno cercato intanto di dissuadere, ma sei matta, tu che sei una donna, andare in Iran, perché molti hanno veramente questa idea che sia un paese pericoloso e ostile. Le donne sono sottoposte a delle limitazioni, non è soltanto il cantare purtroppo. Persino noi turisti siamo costretti ad andare in giro con la testa, col capo coperto, con l'hijab, e ovviamente se per caso casca, vola, ci scivola, non ce ne accorgiamo, non passiamo rogni, perché se ti fermano ti invitano in maniera gentile ma molto ferma a metterti a posto. Per loro la questione è molto più delicata, perché il rischio invece per legge sarebbe quello delle frustate, anche se ultimamente si sono molto ammorbiditi, tendono comunque ogni tanto ad arrestarle, portarle in prigione e rieducarle facendogli una ramanzina e facendogli seguire dei corsi di come ci si comporta in una repubblica islamica. Ciò nonostante, rispetto al resto del panorama musulmano, le donne in Iran sono estremamente messe meglio, dico così. Intanto perché la scuola da loro è obbligatoria fino a 14 anni sia per i maschi che per le femmine, cioè non è che vanno a fare tappeti a 8 anni. Ed è gratuito.